Non abbiamo parlato né di candidature alle politiche né tantomeno alle regionali. Chi si fosse aspettato che della riunione dei vertici della Lega, svoltasi oggi nel quartier generale di via Bellerio a Milano, uscisse l'ufficialità dei candidati governatori regionali proposti dal Carroccio, è certamente rimasto deluso. Nel corso dell'incontro, infatti, il tema principe è stato quello dei programmi, che negli intendimenti degli esponenti leghisti vanno perfezionati tenendo conto delle specificità e delle istanze dei singoli territori. Adesso vogliamo prima di tutto chiudere sul programma e quindi l'offerta da proporre al Paese, quali sono le soluzioni per la crisi che i cittadini continuano a vivere, per un modello istituzionale che possa dare risposta alle esigenze dei cittadini e infine guarderemo ovviamente collegi, candidature, tutto quello che viene, però non si possono invertire i ruoli, cioè mettere prima gli eletti che gli interessi collettivi, prima vediamo quali sono gli interessi collettivi e poi sceglieremo le migliori persone che possono portarli avanti. Una volta definito nei suoi dettagli, il programma verrà portato al tavolo della coalizione, continua Massimiliano Fedriga, con al primo posto uno dei punti cardine della nostra azione politica. Fra tutte la questione dell'autonomia, ovviamente per le regioni che sono andate a referendum, quindi Veneto e Lombardia, ma anche per tutte le altre regioni del paese e specificatamente anche per una maggiore autonomia per il Friuli Venezia Giulia. E quindi una grande battaglia per spostare il potere centralista verso i territori. E sullo stallo che attanaglia il centrodestra in Friuli Venezia Giulia, Fedriga getta acqua sul fuoco, sottolineando come con Riccardo Riccardi vi sia da sempre grande collaborazione e che comunque la presenza di più candidati presidente è indice di una coalizione forte dove peraltro deve contare la squadra e non l'uomo solo al comando. La nostra è una situazione ben diversa, conclude il parlamentare, soprattutto paragonata a quanto accade in campo avversario. Evidentemente nel centro-sinistra, dove è una corsa a perdere dopo i disastri saracchiani, chi si candida diciamo, è l'ultimo dei moicani. Noi invece, essendo una coalizione forte, che andiamo a cambiare la regione, abbiamo più candidati, ma ripeto, penso sia una cosa positiva e non penso ci sia un contrasto. Penso ci sia una competizione sana che possa aiutare la coalizione, ma possa anche dare serie risposte al Friuli Venezia Giulia.